Cari criptoaffezionati, bentornati in questo nuovo video con un nuovo airdrop. Oggi però siamo di nuovo sulla rete di Starknet. Ebbene sì, perché stiamo vedendo come si sta sviluppando sempre di più e sempre più velocemente progetti di qualsiasi tipologia di genere, comunque a livello di progetti, e questo va ad aumentare comunque la elasticità e la ulteriore capacità di gestire comunque questa eleggibilità a livello di airdrop. Bene, ma veniamo subito noi per affrontare questo progetto e quindi renderci sempre più eleggibili, perché qua siamo sempre due in uno, ovvero eleggibilità per il progetto che andiamo ad utilizzare in questo momento e per quanto riguarda la rete, ovviamente, di Starknet. Eccoci nuovamente su un nuovo progetto da andare a prenderci come nuovo airdrop su rete Starknet. Come potete già vedere qua, Powered by Starknet, il buon hashtag è stato anche già annunciato da parte del team di Starknet, che è ufficiale comunque questa partnership tra loro. Vabbè, poi ovviamente la costruzione su Starknet va bene, viaggerà sul loro ecosistema, ma quello che ci interessa tanto è il fatto che siano ufficialmente collegati tra di loro. Questo perché? Perché ovviamente essendo collegati, che cosa ci dà? Ci dà il vantaggio di avere comunque e testare un progetto che molto probabilmente verrà utilizzato per l'eleggibilità anche di Starknet. Quindi un altro due in uno, sostanzialmente, che andremo a provare e a testare. Ovviamente tutto free, quindi tutto su testnet. Che cos'è in pratica hashtag? Semplicemente va a dare stessa movimentazione a livello di collaterale borrow. Infatti qua dice che va a dare il 328% in più rispetto al collaterale dato su Aave, Compound, MakerDAO, eccetera, eccetera. Hanno comunque i partner e le integrazioni, come abbiamo già visto, MySwap, che abbiamo già utilizzato, Bravos come wallet, che andremo infatti ad utilizzare anche questa volta. Successivamente, ok, qua abbiamo le funzionalità dello users che utilizza hashtag, quello che deposita e quello che va a fare ovviamente il borrow. E qua sostanzialmente come viene suddivisa la distribuzione del collaterale e del prestante e del ricevente. E i benefit, quindi i vari classici benefit che danno, qua hanno un qualcosa più a lungo termine come comunque utilizzo del borrow e del ritorno sul long term asset a livello di APR. E quello che poi ci interessa è ovviamente anche la parte della roadmap, quello che loro stanno andando a fare. Dove siamo? Siamo semplicemente nella parte della public testnet barra starknet testnet, perché questa parte qua è già stata superata, non l'hanno aggiornato successivamente, però sono al passo perfettamente. E quindi noi oggi che cosa andremo a fare? Ovviamente a fare il testnet della starknet. Successivamente vediamo chi sono gli investitori, tra l'altro molto interessante Moonrock Capital, questo è molto interessante, e auditati da Certic, che questa è ancora più importante come audit. In arrivo quello di Immunefy. Bene, quindi quello che dovremo andare a fare, che cos'è? È semplicemente andare ovviamente su testnet, io ce l'ho già aperta, hashtag testnet. Che cosa dovremmo andare a fare? Dovremmo andare a connettere il nostro wallet di Bravos, vedete, connect to Bravos, e vi dovrete collegare alla Gurli 2. Attenzione, perché noi abbiamo sempre utilizzato la Starknet Gurli. Oggi dovremo andare a utilizzare la Starknet Gurli 2, che è differente dalla Gurli 1, e quella più per la parte della, diciamo, DevNet, chiamiamola così, ma sempre su testnet, quindi già avanzata. Loro utilizzano questa Starknet Gurli 2. Semplicemente cosa dovrete andare a fare? Selezionarla, non avrete l'ETH, dovrete andare a trasferire i token direttamente su Bravos Testnet 2, Gurli 2. Come fare? Andiamo su Gurli 2 Bridge hashtag, vi metto il link comunque sotto. Quello che dovremo andare a fare, che cos'è? Collegare il nostro wallet MetaMask, come vedete qua. Quindi il nostro wallet MetaMask adesso sarà un po'... Ok, eccolo qua. No, siamo su rete mainnet, no. Ok, il Gurli, eccolo qua. Quindi noi abbiamo i nostri Ethereum. Che cosa dovrete andare a selezionare? Dovrete andare a selezionare, prima di tutto, collegare MetaMask, selezionare il vostro amount di Ethereum che volete mettere, io ho messo 0,2, e collegare il vostro Starknet Wallet, che in questo caso è Brave.
Brave, bravo, scusatemi. Successivamente, una volta fatto questo, fate il bridge e ci metterete tra i 5 e i 10 minuti. Non ci vuole tantissimo, però dovrete attendere un pochettino prima di proseguire. Quindi, una volta fatto questo, arriverete e avrete i vostri Ethereum sul vostro wallet. Successivamente, fatto il bridge, collegandoci qua sopra su hashtag finance, quindi la parte di testnet, dovremo andare a richiedere i token. Quindi richiedere USDT, USDC, BTC e BNB. Ci metteranno un pochettino questi ad andare. Qua, prima di questa schermata, vi verrà un pop-up dove vi dice che dovrete confermare di avere in possesso questo wallet. Sostanzialmente sono delle fees di autenticazione del wallet. Quindi pagatele, sign, fate, proseguite. Successivamente avete il get test token, quindi fate sign, e ricevete poi i vostri token. Infatti qua Mint Testnet Token USDC sta elaborando e arriverà. Successivamente dovremo fare quelli per quanto riguarda BTC, quindi una volta fatto questo facciamo anche i BTC, li lasciamo in coda ovviamente, infatti si sommano. Andiamo anche di BNB, perfetto. Intanto USDC è andato a buon fine, anche BNB è arrivato. Bene, USDC c'è, BTC sta per arrivare. Quindi, una volta che abbiamo fatto questi e sono arrivati tutti quanti, possiamo procedere. Molto bene, entrambi, sia BTC che BNB, sono andati a buon fine, quindi possiamo arrivare a fare il nostro test del progetto. Quindi siamo qua, cosa facciamo? Depositiamo prima di tutto dei nostri USDT. Io quello che faccio sempre, vediamo un po', minimum amount è di 1000, ok, quindi stiamo a quello che dicono loro. Qua dice flexible, ok? Quindi mettiamolo su flessibile e andiamo a depositare. Paghiamo le fees. Bene, una volta depositati, quello che dovremmo andare a fare è andare a prenderci il nostro collaterale e andare a selezionare quello che vogliamo. Io in questo caso voglio sempre selezionare un 1000, sempre flessibile, sto su BTC. E ci metto dentro uno 0,1, ok? Quindi tutto flessibile come abbiamo detto, request loan, paghiamo la transazione, quindi le fees, perfetto, e aspettiamo che vengano depositati questi USDT con collaterale di BTC. Se vogliamo andare a vedere come è messa la nostra transazione, dobbiamo andare su Bravos, andare in activity, facciamo loan request, clicchiamo qua. E ci fa vedere il nostro Starkscan come è messo. Quindi è in pending, è andato verso l'accettazione su layer 2. Quindi in verità dovrebbe essere praticamente quasi fatto, quasi già accettato e visibile. Infatti, perché ce li ha già presi. Eccoli qua, ce li ha presi, quindi ha fatto tutto, è stato accettato e siamo completamente a posto. Bene, quindi una volta fatto questo, quindi abbiamo messo in borrow, andiamo in passbook e selezioniamo Active Loans. Active Loans è quello che noi abbiamo in questo momento azionato con collaterale di Bitcoin e qua vediamo la nostra sostanzialmente posizione. Quello che dovremmo andare a fare per sempre generare uno scambio e far vedere che siamo attivi, dobbiamo andare in Repay e nel Repay andiamo a riprenderci il nostro capitale immesso. Quindi andiamo a segnare la transazione, quindi pagare le nostre fees. E attendiamo che venga elaborato e quindi spostati nuovamente i nostri 1000 USDT. Molto bene, è già avvenuto, l'hanno già elaborata, quindi noi siamo completamente a posto. Molto bene, quindi abbiamo fatto tutto quello che era necessario per andare a testare hashtag e quindi essere potenzialmente successivamente eleggibili per questo airdrop e specialmente eleggibili poi per Starknet. Vi ricordo inoltre di andare a fare un salto su Twitter, non tanto sul loro profilo, ma per quanto riguarda a seguirmi su Twitter, perché su Twitter avremo le nostre grandi aggiornamenti inerenti poi ai vari airdrop e come al solito anche per quanto riguarda la nascita comunque di nuove task da fare per quanto riguarda varie tipologie di airdrop ed essere sempre aggiornati per quanto riguarda ogni news e ogni airdrop. Quindi mi raccomando, fate un salto sul mio profilo Twitter e aggiungetemi per essere sempre aggiornato anche prima ancora di YouTube.
Cari criptoaffezionati, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto un altro passaggio molto importante, davvero fondamentale per poter andare ad interagire comunque con questo grande ecosistema in fase di sviluppo. Vi consiglio nuovamente di andare a recuperare eventualmente il primo video su Starknet per poter controllare di essere sempre al passo con questo nuovo e grande ecosistema. Vi chiedo di sostenermi con un bel like, iscrivendovi al canale e accendendo la campanella per rimanere sempre sintonizzati. Mi raccomando, al prossimo video.